E adesso scusate, ma sentiamo la voce di uno sportivo doc, perché Maurizio da Milano ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Mosca del 1980 ed è stato anche due volte campione del mondo. Eccolo qua, in uno dei suoi... Maurizio, cos'era? Questa è Mosca? Mosca è Mosca, questa sì. È mamma mia, che bella immagine. Scusate, io mi emoziono sempre quando vedo questo grande successo. Maurizio, tu fai sport da sempre, giusto? Sì, io faccio sport da sempre, a livello agonistico, bella parentesi legata all'atletica, alla marcia, ma l'attività sportiva ha fatto parte sempre della mia vita e sta continuando a farla anche con l'impegno che ho assunto in questi anni. Tra l'altro saluto De Feo e Moretti, con i quali abbiamo più occasioni di collaborare, e credo che i messaggi lanciati oggi siano assolutamente importanti, decisivi direi, per migliorare anche quella che è la qualità di vita delle persone, ma la qualità di vita della nostra società. Ma è una passione che hai ereditato da qualcuno, o quella per lo sport, o insomma è nata in te autonomamente, diciamo così? Ma in famiglia è chiaro che lo sport ha sempre rappresentato un punto importante. Io, il mio fratello gemello, l'altro fratello Sandro, che poi è stato anche mio allenatore, ancora oggi allenatore di grandi campioni della marcia, e poi dopo l'esperienza fatta negli anni con l'attività sportiva mi ha portato a guardare con maggiore interesse anche a quello che è il mondo di cui io chiamo un pochettino dell'attività fisica non agonistica, perché poi in fondo serve poco per stare bene, e ho insistito sulla via del camminare perché credo che sia l'attività più praticabile da tutti, intanto sì, la radice un pochettino della mia vita sportiva, e l'idea appunto del camminare bene, della camminoterapia come a volte la chiamo, per migliorare quella qualità di vita, migliorare il nostro modo di vivere, ma anche il modo di vivere l'ambiente, le città, quello che ci circonda, quindi guadagnare veramente in qualità di vita in senso assoluto. Torniamo da te fra poco perché